è una storia che mi hanno raccontato delle persone che l'hanno vissuta, insomma, è una storia che ha un precedente nella vita, di uno scultore che deve intervenire su un crocifisso e in particolare sulla rimozione del panneggio per recuperare l'originale che sotto era nudo. Come avveniva nelle crocifissioni, insomma, il fatto che si trovino nei panneggi, nelle nostre raffigurazioni del crocifisso, è un pudore che però non corrisponde alla realtà. E quindi è una storia di come questo scultore, artigiano scultore, si avvicina a questo corpo e lentamente ne scopre, toccandolo, dei segreti. Ed è una storia che racconta come certe figure così solenni non basta né vederle né ascoltarle, bisogna toccarle.